sempre sveglio. Sempre sveglio, sono sveglio. Torniamo a fare quello che sappiamo fare, che è quello che ci compete. Torniamo dove ci compete. 1-0. Si è girato Giroud. Cosa c'è? È fuori gioco, l'ho pensato subito. Mi sembrava strano che stavamo andando avanti. Santi Dio!
gol, andiamo ragazzi, basta! Ogni tiro che subiamo è gol! Ogni mezzo tiro è gol! Appena superano la metà campo prendiamo gol, non è possibile! Non è possibile, la seconda miglior difesa d'Europa nel 2022! Non è possibile! Quasi tre gol a partita, non è possibile! In mezz'ora, tre gol in mezz'ora da Sassuolo. Quart'ultimo e Sassuolo, non è possibile! Appena 4 dal Sassuolo, questa squadra è forzata, tutto quello che si vuole. Quando succedono queste cose perché... Solo per te io non ti lascerò, sempre con te sarò, e non importa se io finirò nei guai, unico amore sei, non ti ho tradito mai. Oh, 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 tempo ci vorrà per resettare tutto, ma bisogna resettare tutto. Puoi comprare tutti i giocatori che vuoi, ma bisogna ritrovare lo spirito di prima e la concentrazione di prima. Dopo penso a tutelare la squadra, a rinforzarla, a fare tutto quello che vuoi. 48esimo minuto nel corso della ripresa, 48esimo e 57 nel corso della ripresa. AC Milan 1, Sassuolo 4. Non ti ho tradito mai! Rebic! Dai! Rebic!
diamo la possibilità a qualunque parassita di aprire bocca. Abbiamo dato vita a tutti, poi avremmo potuto sentire tutti con poco. Con poco. Pure questo ci vuole annullare. Ci vuole annullare pure questo, ci vuole annullare. Ma cosa c'è? Ma che partita è questa? Ma cos'è? Ma cosa stanno facendo? Ma che pagliacciata c'è oggi qua? Un altro gol annullato. Un altro gol annullato. Va bene, va bene. Un altro gol annullato. Va bene, va bene. Vincete le vostre partite così. È l'importante che crediate che siamo finiti e sotterrati e che questa squadra non ha futuro, l'importante è che crediate questo. Crediate pure questo in questo momento. AC Milan 1 Sassuolo 4, 2 gol annullati ai campioni d'Italia. Credete pure questo. È ciò che voglio, che voi crediate che siamo finiti e sotterrati, che non c'è nessun futuro. Sassuolo, mezzo squadra se ne sta andando. Più di mezzo stadio se ne sta andando. AC Milan 1, Sassuolo 5. Sassuolo 5. Non mollare, Andre, non mollare, siamo qua. Siamo qua fino alla luce. Non mollare. Non ormai ti lascerò, sono nato rosso nero. Da bandito voglio. Oh, 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 oh. Questa gente qua. Quando vorrei capire nella propria vita cosa fa, vorrei capire al primo problema che ha a casa, che ha lavoro, che ha figli, amanti, mariti, amanti. Gol di Leao. Annulla anche questo, Giulia. Gennargentu, annulla anche questo, Gennargentu. Tutta questa gente che sta uscendo. Sul 5-1 e 5-2 per il Sassuolo a San Siro. Vorrei capire cosa fa nella vita, cosa ha mai ottenuto, i suoi risultati. Tutte volte che ne abbiamo prese 5 a Bergamo. Poi dopo. Ciruno la mette dentro da due passi, Ciruno la mette dentro da due passi. L'ultima volta che ne abbiamo prese 5 a Bergamo. Come l'abbiamo date sui denti e ci avete ancora i denti che tremano proprio con i sassolini qua, proprio nella partita, ve l'abbiamo date sui denti, soprattutto nell'ultima partita con i sassolini della stagione scorsa a casa loro a Reggio Emilia.
godete adesso, è il vostro momento, il Milan aspetta la luce, questa squadra aspetta la luce, ha staccato la testa, non ha più la concentrazione, non è più con la testa sul campo, ma ci tornerà. Godete adesso, approfittatene adesso, perché poi questi momenti ricapiteranno tra un po' di anni, approfittatene adesso, datevi da fare, perché i bilanci sono sanati. La squadra agli ottavi di Champions League tornerà di nuovo in Champions League la prossima stagione e aumenteranno sempre di più gli introiti, la struttura della squadra è già fatta, la squadra va solo sistemata e puntellata, ma la struttura già c'è e la mentalità pure. Questo mese è successo qualcosa nello spogliatoio e stanno arrivando questi non risultati e godete adesso, godetevela adesso. Venite qua con me. Finita da poco la partita, Milan 2, Sassuolo 5, perché siamo il 29 gennaio 2023, in questo momento non stiamo sguazzando nella felicità calcistica, ok? Vedete questa roba qua? Stagione 95-96, ok? Per esempio queste maglie indosso quando vince l'Olimpico di Roma contro i giallorossi 1-2 di George Weah, primi gol in trasferta di rosso nero per George Weah, stagione che poi ci portò al 15° di gol. Maglia casalinga 95-96, ultimo scudetto di Fabio Capello, maglia indossata da Daniele Massaro 18 maggio 94, quando alziamo la nostra quinta Champions League in quel di Atene, battendo 4-0 il Barcellona con due gol di Massaro, un gol fantascientifico di Dejan Savicevic e la quarta marcatura di Marcel Desailly al 58° minuto. Okay. Questa è la storia fatta dal club che ha fatto la storia di questa squadra. Prima di indossare queste maglie, indossiamo altre maglie in Serie B, settimo posto, nono posto, decimo posto, poi indossiamo queste maglie e diventiamo campioni d'Italia, d'Europa e del mondo. Qualche mese fa siamo ridiventati campioni d'Italia e tra un po' di tempo ritorneremo, ma non tra 10 anni, 20 anni, 30 anni, tra poco tempo. Adesso siamo a terra, siamo ingolfati, siamo sulla corsia d'emergenza con il motore in avaria, ma stanno arrivando a ripararcelo, anche se voi non lo sapete, ma stanno arrivando a ripararcelo e ripartiremo, ci va un po' di tempo, ma ripartiremo e riprenderemo il nostro cammino come sempre stato. Perché adesso il mondo sta godendo grazie a noi e perché l'abbiamo fatto tanto male l'abbiamo fatto. E se tutto ciò che si sta facendo non è comprensibile, non è accettato, vuol dire che è giusto. Se non è accettato dalla massa, dal popolo, uno dei popoli meno scolarizzati d'Europa e meno istruiti, sotto tutti i punti di vista, compreso quello calcistico, significa che siamo sulla strada giusta. E torneremo a fare quello che si è fatto quando si sono indossate queste maglie qua. Understand? Adesso è il momento di soffrire con dignità, col tricolore sul petto, senza perdere la pazienza. Per quanto mi riguarda, io parlo per quanto riguarda me, poi ognuno parla per sé, io parlo per quanto riguarda me. Adesso è il momento di soffrire in silenzio, con dignità, pensando alla nostra storia di anni e anni fa, pensando alla nostra storia più recente, pensando come abbiamo vinto il tricolore, con quale fatturato, con quale filosofia, con quale politica. E pensando che quasi tutti i ragazzi di oggi, che hanno perso nuovamente, subendo 5 gol dopo che ne hanno subiti 4 contro la Lazio, 3 in Arabia Saudita e via dicendo, ho visto facce arrabbiate, facce
con voglia di rivincita, con voglia di rifarsi. Cose non stanno venendo, ci sono delle difficoltà oggettive a livello psicologico, a livello tattico, a livello psicologico, e poi di a cascata arriva l'aspetto tattico, l'aspetto tecnico, tutti gli altri aspetti. Ma ci rimetteremo in carreggiata, come la storia insegna. È facile fare le coppiette felici quando si fa finta che va tutto bene, quando si nasconde una polvere sotto il tappeto e quando si finge. Poter restare insieme quando arrivano le difficoltà vere, invece di andare a spendere i soldini per cercare felicità focose chissà dove. Vi ritroverete sempre soli. È facile. Nella vita c'è chi scappa e c'è chi resta. E a seconda di quello che si fa si dimostra e ci si dimostra quello che si è e ci si identifica. Okay? Io conosco la storia, bisogna studiarla per capire il presente e ipotizzare il futuro nella maniera più verosimile possibile.